Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, collegato alla legge di bilancio per il 2019, costituisce un testo ambizioso e rappresenta il simbolo dell'impegno di questo governo del cambiamento per favorire il mutamento profondo del nostro Paese. La finalità è innanzitutto quella di modernizzare profondamente la nostra amministrazione pubblica, circoscrivendo le aree di improduttività, quando non di abuso, e valorizzando le numerose figure professionali della nostra pubblica amministrazione. A questo scopo il testo contiene misure per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e gli strumenti di verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle stesse amministrazioni, nonché la rimodulazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e di quelle destinate alle nuove assunzioni, con la determinazione che a questo scopo di modalità semplificate. Inoltre, norme specifiche riguardo i problemi posti dall'avvenuta risoluzione di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per i pubblici dipendenti, e questo lo vedo ovvero un atto di giustizia nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione. Più in particolare, il disegno di legge introduce nell'ordinamento, con l'articolo 1, il piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e istituisce presso il Dipartimento della Funzione Pubblica il nucleo della concretezza, preposto alla verifica e alla realizzazione di azioni concrete, indicate nel medesimo piano il miglioramento di efficienza delle pubbliche amministrazioni. Il piano triennale è predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed è emanato mediante decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'interno, previa intesa con le parti inerenti agli enti territoriali, agli enti strumentari regionali e agli enti dell'azienda del servizio sanitario regionale, in sede di conferenza unificata, Stato, Regione, Provincia, Autonome, Città ed Autonomie Locali. Il piano concerne, punto A, le azioni della corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e per la conformità dell'attività amministrativa dei principi di imparzialità e buon andamento. Le azioni per l'implementazione dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazioni dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive. Le modalità di svolgimento delle attività del nucleo della concretezza nei confronti degli enti territoriali, degli enti strumentali regionali e degli enti dell'azienda del servizio sanitario regionale. Il nucleo della concretezza assicura la realizzazione delle misure previste dal piano triennale mediante sopralluoghi e visite intese a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni e le modalità organizzative e gestionali, con l'eventuale indicazione di misure correttive. Per le amministrazioni statali, l'Agenzia e gli enti pubblici non economici nazionali, il nucleo indica altresì i termini temporali entro cui devono essere attuate tali misure. La riformulazione operata dall'undicesima Commissione ha chiarito, modificando i commi 3, 4 e 6 del capoverso articolo 60 bis, che l'indicazione dei termini temporali concerne solo le suddette amministrazioni, fermo restando che l'indicazione delle misure correttive concernenti anche le altre amministrazioni. Di ogni sopralluogo e visita è redatto un processo verbale. L'amministrazione nei 3 giorni successivi può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti. I verbali redatti in occasione dei sopralluoghi e delle visite effettuate in comuni o altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto competente. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla tempestiva comunicazione al nucleo di concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive, dell'osservanza del termine delle attuazioni delle misure correttive da parte delle amministrazioni statali e delle agenzie degli enti pubblici non economici nazionali. Rileva ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale e determina l'iscrizione delle pubbliche amministrazioni inadempiente in un elenco pubblico del sito del Dipartimento della Funzione Pubblica. Entro il 30 di giugno di ogni anno il medesimo Dipartimento trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con la segnalazione dei casi di mancato adeguamento al Ministero della Pubblica Amministrazione, al Ministro dell'Interno e alla Corte dei Conti.
Si prevede inoltre che il prefetto possa segnalare al nucleo della concretezza eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare solo ai luoghi e alle visite anche il personale della prefettura, ufficio territoriale del governo richiedente. Per lo svolgimento dell'attività del nucleo, il Dipartimento della Funzione Pubblica si avvale di 53 unità di personale. Gli oneri finanziari derivanti dall'istituzione del nucleo sono qualificati in circa 4,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il comma 2, inserito dalla Commissione, è frutto, lo dico, ci tengo a sottolineare, di una proficua collaborazione anche con l'opposizione. E specifica che le norme introdotte all'articolo 1 si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Strumentali disponibili a legislazione vigente, agli istituti di scuole di ogni ordine e grado, alla istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essa riconosciuta dalle vigenti disposizioni. L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e rega un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. L'introduzione di tali sistemi è prevista in sostituzione di quelle di rilevazione automatica attualmente in uso. Comma 1. Una modifica approvata dalla 11ª Commissione ha specificato che i sistemi si riferiscono agli accessi. Sono esclusi dalla previsione dei nuovi sistemi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti titolari di rapporto agile, rapporto di lavoro subordinato che secondo la definizione di cui l'articolo 18 della legge del 22 maggio del 2017, la numero 81, si svolge senza precisi vincoli di orario o di luogo, con svolgimento della prestazione di parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa. Una modifica approvata dall'11ª Commissione ha inoltre introdotto il richiamo ai principi di proporzionalità, non eccedenza e gratuità dell'adozione dei nuovi sistemi, richiamati in particolare nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione del Garante per la protezione dei dati personali. Per quanto riguarda i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, il comma specifica che essi adeguano la propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Una modifica approvata dall'11ª Commissione ha esplicitato che i dirigenti per le finalità al comma 2 sono inclusi nell'ambito di un'applicazione dei nuovi sistemi di cui al precedente comma 1, fatta la sommenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico. La definizione delle modalità attuative delle sostituzioni dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso con quelli di verifica biometrica dell'identità di videosorveglianza è demandata ad un decreto avente natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, previa intesa sancita in sede di conferenza unificata Stato, Regioni, Province Autonome, Città e Autonomie Locali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei dati biometrici. Per personale docente ed educativo si prevede un distinto regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto col Ministro per la Pubblica Amministrazione, previo parere del suddetto Garante. Resta fermo in ogni caso rispetto alle norme europee, grazie, sul trattamento dei dati biometrici, di cui l'articolo 9 del regolamento UE. Io mi devo apprestare alla chiusura, volevo solamente dire che era ora che arrivasse un importante provvedimento che parla anche di turnover, di assunzioni. Erano anni che questo non avveniva. Per questo voglio ringraziare il Ministro Bongiorno, ma insieme a lei voglio ringraziare tutti i senatori, in particolare il Presidente della Commissione, per l'ottimo lavoro che abbiamo svolto in Commissione, un lavoro che è stato regolarmente portata avanti con entusiasmo, ma ve lo voglio dire con quella passione
che contraddistingue questo governo del cambiamento, un governo che vuole puntare a risolvere quelli che sono i problemi dei cittadini, partendo dalla pubblica amministrazione. Abbiamo avuto il coraggio di farlo, lo faremo e continueremo col governo del cambiamento. Grazie Presidente. Grazie.